Una delle opere più importanti, come sappiamo, di Raffaello è la disputa del Sacramento, iniziandola nel 1508 e terminandola nel 1511 nella stanza chiamata La Segnatura, sotto commissione di Giulio II. Centro della composizione è l'ostia consacrata, elevata, diciamo così, verso il cielo. Il miracolo dell'Eucaristia è attorniato, diciamo così, da una adunanza di profeti. Di profeti e di santi, da un concilio addirittura tutto attorno. Per rivelazione del mistero, diciamo così, della Trinità. Abbiamo il Padre beneficente, abbiamo la presenza di Dante Alighieri, di Bramante, di personaggi come Giulio II, degli apostoli, dei discepoli. Questo per mettere tutto in risalto. L'importanza dell'ostia, diciamo così, consacrata. Le posizioni e il movimento sono importantissimi perché danno subito la sensazione di una, non solo di un'immagine quadrimensionale dell'opera, ma di una realtà, diciamo così, in movimento. Si adorano i magi, si adora il Cristo, ma soprattutto si adora l'ostia consacrata che è, come abbiamo detto poc'anzi, il punto nodale della composizione.